dici le tre cose imperdibili di Anversa degli Abruzzi? Una in particolare è l'acqua, una cosa spettacolare. La seconda cosa è il paesaggio. Qua viviamo nel verde, nella natura, tutto è ancora incontaminato. E la terza cosa, il fatto di aiutarsi l'uno con l'altro. La gente, l'accoglienza è un elemento distintivo. L'ambiente naturale, che sicuramente ci regala una biodiversità stupefacente, e sicuramente anche il borgo medievale, che è rimasto praticamente incontaminato dall'epoca che fu. Perché Anversa degli Abruzzi merita di essere visitata? Anversa Abruzzi fa parte dei borghi più belli d'Italia e oltre a questo c'è un parco letterario intestato a Gabriele D'Annunzio, un percorso Etcher, che è un pittore olandese che ha fatto molto conosciuto nel mondo. Perché è un paese accoglientissimo e poi diciamo un po' anche diverso dal solito, ricco di aneddoti, a cominciare dallo stemma, che è un compasso con dei serpenti attorcigliati. Poi c'è aria buona, acqua buona soprattutto, e poi si mangia bene. Sono gnocchi del pastore, fatto con i formaggi di Anversa, fatti con latte della zona, quindi con tutta roba del posto. Un evento da non perdere? La festa del paese, che avviene la prima sabato e domenica di settembre, che è molto caratteristica perché sfilano con devozione dietro la Madonna, no? Con canti e rappresentazione d'epoca. Venite a Anversa degli Abruzzi che sicuramente non ve ne pentirete, probabilmente ci rimarrete. Venite, votate per Anversa. Voglio un batziem, e che ma venci, perciò voteite, perché noi ce la maratemma. Nivea, Italia sulla pelle, ad Anversa degli Abruzzi.